Candela Rosa. Ecco, di certo la magia non è questo. Mi dispiace. Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto, ben ritornato qui sul mio canale. Oggi sono qui per farti avvicinare al mondo della magia se tu, proprio tu, ne fossi interessato. Ecco, non è come in Harry Potter, quindi se fai muovere la bacchetta succedono cose fighissime, cioè sarebbe bellissimo. Per esempio, io potrei dire un incantesimo e far smettere i miei vicini di rovinarmi i piani per girare video, sarebbe bellissimo. Se fosse vero, potrei far sistemare in un baleno la camera, perché so che probabilmente tu stia pensando a quello, quindi. Ma mi dispiace, non è così! Ma allora, perché avvicinarsi al mondo della magia se non è come quella di Harry Potter che ti fa fare cose fighe, tipo Wingardium Leviosa e telecomando a me? Magari perché senti che è una cosa che ti incuriosisce. Per esempio, a me mi incuriosiva tantissimo. Per colpa del telefilm Charmed, per colpa di tutte quelle cose inerenti alla magia che mi hanno deviato parecchio. E stranamente però non è Harry Potter, come potrebbe essere palese che fosse. Ecco, in questo momento potrei fare shut up. Sicuramente ti starai chiedendo, ma allora se la magia non è come quella di Harry Potter, allora com'è? Beh, semplicemente è il reindirizzare l'energia di tutto ciò che ti circonda dove tu desideri e far sì che l'energia ti possa portare ciò che desideri. Per essere precisi, questa, tra virgolette, pratica è conosciuta come la legge dell'attrazione, che probabilmente farò un video a parte dove ti parlerò solo ed esclusivamente di questo. Ti permette di vedere il mondo con occhi diversi, ti permette di avvertire l'energia di tutto ciò che ti circonda, dalla natura ai vari cristalli, alle varie pietre e soprattutto alla tua energia. Se ti eserciti continuamente, riuscirai a sentire la tua energia, quindi a comprendere in che stato è il tuo fisico e ti permette anche di conoscere quindi i diversi tipi di energia adatte ad uno scopo preciso. Per esempio, se tu nella tua vita volessi attrarre l'amore, cosa che probabilmente chiedono tutti, puoi usufruire di diverse pietre, erbe, oli essenziali e fiori, così che la loro energia possano portarti a una situazione che possa farti realizzare il tuo desiderio di poter trovare l'anima gemella, per esempio. O se tu stessi cercando un aumento o una promozione, puoi utilizzare l'energia di questi diversi materiali per attrarre nella tua vita un aumento o una promozione. È muovere a tuo favore l'energia del cosmo, di tutto ciò che ti circonda per ottenere dei piccoli vantaggi. Però c'è un ma, perché non è tutto rose e fiori. Se tu decidi di intraprendere questo percorso, devi tener conto della legge del 3, ovvero tutto ciò che tu fai ti si ritorce contro di tre volte tanto, sia in positivo che in negativo, e sia in questa vita che in quella futura. Un po' come il karma, dato che si, tra virgolette, gioca con le energie, esistono sia energie positive che energie negative. Quindi se tu decidi di compiere un'azione che va contro il bene di qualcun altro, anche semplicemente provi invidia per una persona e tu vuoi procurarle un dispiacere, ti si rivolgerà contro di tre volte tanto in negativo. Se tu desideri portare gioia a tua madre, ti si rivolterà contro di tre volte tanto in modo positivo. Però tutto ciò che tu decidi di fare in positivo deve venire dal cuore o comunque deve essere sentito, deve essere fatto con le migliori intenzioni, perché sennò equivarrebbe al fatto di aver compiuto un'azione negativa, perché tu lo stai facendo per ottenere del bene verso di te
ma non per qualcun altro. Quindi riflettici sopra se tu decidessi di fare un percorso del genere. Io personalmente ho intrapreso questo viaggio perché sentivo che dovevo farlo, perché fin da piccola ero sempre curiosa verso queste cose mistiche che vanno oltre alla logica umana, alla razionalità umana, e quindi appena ho saputo che la magia esiste, anche se non è come quella di Harry Potter, esiste e puoi farla tua, allora già è sfondata una porta che era già aperta. Personalmente, una volta presa questa via, non è che mi sono focalizzata principalmente su fare incantesimi per ottenere una determinata cosa, perché già il semplice fatto di aver intrapreso questo percorso mi ha cambiato totalmente, mi ha reso più sensibile al mio mondo interiore, più consapevole del mio mondo interiore e più sensibile e consapevole di tutto ciò che mi circonda. Anche soltanto semplicemente percepire le energie delle piante, dei cristalli, di tutto ciò che mi circonda, anche semplicemente la mia, mi è stato sufficiente, anche se incondizionatamente nella mia quotidianità faccio caso alle proprietà delle pietre, faccio caso ai vari messaggi dei sogni e vari messaggi di tutto ciò che mi capita, ma non tanto per ottenere di concreto qualcosa, ma principalmente per sentirmi meglio io stessa, sia fisicamente che spiritualmente, e sia per valorizzarmi di più come persona. Quindi magari utilizzerò un ametista per calmarmi, o utilizzerò un quarzo rosa per sentirmi più femminile, indirizzare le energie dell'amore per ottenerle di più nella mia vita. Anche se però ammetto, non mi ha mai portato un fidanzato, però mi ha portato tanto amore in altri diversi ambiti, nell'amicizia, in famiglia, e quindi ha portato a compimento il suo intento. E questo è una cosa che potresti fare anche tu in caso decidessi di intraprendere questo percorso. Se tu decidessi di fare una cosa del genere, ti consiglio, prima di buttarti a capofitto e sfondare un muro di pietra, ti consiglio di leggere molti libri per poi decidere se è una cosa che fa per te, e quindi se è una cosa che ti suscita sgomento interiore, o se è meglio non ti ci trovi tanto e quindi dici no, mi basta aver ottenuto una conoscenza in più, però la mia via è un'altra. Quindi ti suggerisco di leggere questo libro, La guida moderna alle arti magiche, di cui ti lascerò in sottoscrizione il link, così in caso tu volessi comprarlo lo trovi direttamente lì. Questo libro mi ha cambiato completamente la vita, perché sì, già conoscevo abbastanza questo mondo, però devo dire che il suo libro mi ha completamente stravolto l'esistenza. Ti fa un'introduzione generale della magia, quindi ti spiega che cos'è la magia, un po' di storia della magia, quindi ti dà le nozioni base, quindi tutto ciò che ti serve sapere per iniziare un viaggio del genere, e poi ti spiega i vari accessori per le pratiche magiche, ti elenca le varie proprietà dei cristalli, delle erbe, dei giorni, le varie proprietà delle fasi lunari, ti parla dei vari sabba, ovvero le feste pagane che coincidono con i vari equinozi, i solstizi, i cambi delle stagioni, e poi puoi trovare diversi incantesimi facili con cui puoi iniziare in caso tu fossi curioso di provare, o comunque anche solo per mostrarti come si imposta un incantesimo. Anche se tu decidessi di provare un incantesimo di questo libro, ti consiglio uno di avere la mente concentrata solo sull'incantesimo, quindi non avere l'agitazione di magari mi scoprono, o non avere l'agitazione del devo fare qualcos'altro. Quindi i consigli che ti ho dato nel video sulle rune, cosa fare prima di una divinazione, sicuramente ti può essere utile anche a fare un incantesimo. Sicuramente devi anche credere in ciò che stai facendo, perché se no, se hai già qualche dubbio o lo fai così tanto per fare, perché intanto so che non verrà mai, allora parti già col piede sbagliato. È così come quando decidi di affrontare un'interrogazione e pensi ma tanto prenderò 5 perché non sono pronto, puntualmente il 5 arriva
perché attrai ciò che pensi. Devi partire con le migliori intenzioni, quindi credere fermamente che ciò che stai facendo funzionerà, indipendentemente dal che ci vorranno ore o giorni o mesi o anni per far sì che ti si palesi davanti. Quindi senza avere timori, senza avere fretta, potranno portarti a un successo dell'incantesimo. Sicuramente in libreria troverai anche questo libro, che è il secondo, e questo libro, che è il terzo, sempre di Sky Alexander. E ti dirò, il secondo libro è molto simile al primo libro, diciamo che è come se fosse un approfondimento del primo libro, quindi puoi decidere di comprarlo oppure no, perché se, sinceramente, io quando l'ho letto mi sembrava di rileggere il primo, quindi ho detto ho speso un po' i soldi per niente. Però se devo essere sincera, ti dice anche certe nozioni abbastanza nuove che non fanno mai male sapere. Mentre il terzo è già un po' più utile, perché praticamente è più concentrato sugli incantesimi. Quindi nel terzo libro trovi più incantesimi e molto più praticità rispetto ai primi due. Quindi, se sei affascinato del mondo occulto, esoterico, e la magia ti ha fatto sempre gola, magari potresti aver voglia di curiosare in questa materia, in questo ambito. Quindi ti consiglio innanzitutto di leggere i libri che ti ho consigliato, soprattutto il primo, almeno il primo, così da vedere se è una cosa che davvero ti affascina oppure se è una cosa che ti affascina perché hai visto Harry Potter, cosa che ovviamente non è nessun male. Seconda cosa, se decidi quindi di indirizzarti in questo cammino, ricordati appunto della legge del 3, che tutto ciò che tu fai ti si ritorce conto di 3 volte, sia in questa vita che nella prossima. E quindi se avrai deciso di entrare in questo mondo, ti consiglio di non fermarti semplicemente sui libri che ti ho consigliato, ma di trovarne altri, di leggere sempre di più, sempre, di avere sempre più fonti, così che non rimani solo con un punto di vista. E se tu volessi decidere di fare degli incantesimi, ma leggendo il manuale che ti ho consigliato, potresti pensare, sì, però che sbatti dover tenere conto di tutte queste piccole cose, e quindi ti fa passare la voglia di provarci. Personalmente ti dirò che è una cosa molto introspettiva, è molto personale e molto intuitiva, quindi se già hai le nozioni base, a parer mio, puoi già incimentarti in piccole, ma proprio piccole, minuscole cose già nella vita quotidiana. Fare come faccio io, che utilizzo gli oli essenziali, le erbe e le pietre per valorizzare un certo tipo di energia che è dentro di me, come per esempio l'energia femminile per attirare l'amore, l'energia maschile per attirare più forza e intraprendenza per raggiungere i miei obiettivi e cose di questo tipo. Ma ricordati sempre che il tuo intuito è quello che conta più di ogni altra cosa, ma ricordati soprattutto che la cosa più importante sono le intenzioni, essere positivi e credere fermamente in ciò che stai facendo, così anche la cosa più piccola che tu decidi di fare in ambito esoterico, o anche semplicemente utilizzare una pietra per sentirti più sicuro di te, vedrai che funzionerà e andrà tutto bene. Spero che questo video ti sia servito in caso in cui tu fossi curioso di incimentarti in questa impresa. Se hai delle domande o curiosità, ti invito a scrivere un commento sotto così che io possa risponderti a qualsiasi tuo tipo di domanda. Ti invito anche a iscriverti al canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video riguardanti l'esoterismo e riflessioni sulla vita in generale. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon! Thank you.